Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per questo invito e dopo questa meravigliosa serie di casi di studio che si sono succeduti questa mattina e ora con Raffaella Morselli vi porto un po' coi piedi per terra. Vi porto in Piemonte in un contesto che è un contesto completamente diverso da tutto quello che voi ora avete sentito. Devo dire che con molta baldanza mi sembrava che questo argomento potesse essere effettivamente trattato, cioè cos'è il conoscitore in Piemonte nel 600, e invece poi insomma il tema è difficile da trattare per le ragioni che ora vi racconto. Intanto, la corte di Torino, comincia a organizzarsi in maniera stabile solo dal 1563, cioè solo da quella data Emanuele Filiberto decide, che Torino diventa una sede stabile. È chiaro che, a quel punto la corte ha tutte altre priorità, cioè voi vi dovete immaginare a proposito di cronologie, delle cronologie molto dilatate in avanti, no? La corte che priorità? Beh, intanto quello di costruirsi una storia dinastica e celebrarla. Ha bisogno di organizzare i propri spazi di residenza e quindi anche tutta la parte di decorazione che nel caso torinese poi quanto mai tende a confermare quella celebrazione dinastica. Deve dare un'identità, deve darsi anche un'identità territoriale, deve dare, come dire, deve celebrare i confini del proprio potere. E poi c'è un punto, io credo che quello, e mi sembra sia venuto fuori molto bene da tutte le relazioni ascoltate fin da ieri, noi abbiamo un grosso problema, noi non abbiamo una scuola e di conseguenza questo fa sì che venga a mancare una riflessione teorica paragonabile ad altre situazioni. Di fatto noi non abbiamo nel Seicento una letteratura artistica, perché non c'è, e come dire, vi metto come prima diapositiva questa drastica apertura di Luigi Lanzi, che non usa neanche il termine scuola, intitola il capitolo dedicato al Piemonte, la pittura in Piemonte e le sue adiacenze, e con una lucidità incredibile dice il Piemonte, non ha il Piemonte un'antica successione di scuola come altri stati, il Piemonte per la sua situazione è paese guerriero, quindi Torino, quantunque ferace di ingegni abili a ogni bell'arte, per adornarsi da città capitale ha dovuto cercare altre culture. E quanto ivi vi è di meglio, sia nel palazzo e nelle ville reali, nei pubblici luoghi sacri e profani, nelle quadrerie dei privati, tutto è lavoro di esteri. E poi ci dà il colpo finale. Non mi si opponga che i novaresi, vercellesi e alcuni del Lago Maggiore non sono esteri. Quindi ci toglie anche, come dire, quel tentativo iniziale, che trova proprio le sue radici già nel 600, di avere almeno il gruppo, diciamo, vercellese, gaudenzio e gaudenziani. Questo è un altro punto che mi sembra importante, perché anche là, dove ci sono luoghi che hanno e hanno anche una vaga consapevolezza di avere un'identità artistica propria, vedi Savigliano. Vi faccio un esempio, ma non saprete neanche dove è Savigliano, ma lì anche è tale l'ingenuità, non posso dire altrimenti, l'assenza di una riflessione teorica, di un atteggiamento critico, che il buon Ercole Biga, questo erudito saviglianese, che scrive I Savigliani Illustri, certo, mette in successione una tradizione figurativa, Arbasia, Dolce, Molineri, ma non va oltre. Di nuovo, si tratta di una generica celebrazione, che va a nobilitare un luogo, ma non entra nel tema, non entra ad osservare poi le opere degli artisti, cioè non abbiamo lo stimolo, la spinta a identificare i caratteri di stile propri di una scuola. Quindi questo è assente. A dire la verità, è assente anche a Vercelli.
dove anche lì abbiamo una grande quantità di eruditi locali che si preoccupano anche di ricostruire l'antichità del luogo e celebrare quel luogo anche attraverso le figure degli artisti. Ma vi leggo per darvi un'idea, una delle fonti principali, che è il Bellini, che nel 1649 scrive: «L'eccellenza delle pitture, di cui le chiese e case di particolari ne vanno copiosamente adorne», quindi celebra in realtà la cultura figurativa, la tradizione figurativa di questo luogo, «poiché, sebben ve ne siano di Gaudenzio, pittor così celebre, tuttavia la maggior parte di essi sono parti di diversi famosi pittori della medesima città, compagno di detto Gaudenzio, circa gli anni 1540, et altri, e la finezza di queste pitture furono ben conosciute da diversi principi, che non guardano a prezzo per adornare le loro regge, logge e gabinetti privati». Qui viene fuori, vengono fuori due cose. Uno, la tensione nel celebrare un proprio passato in un secolo, il 600, che per esempio nel caso, è un caso diverso da Savigliano, nel caso di Vercelli è un secolo sterile, un secolo morto, quindi quello che possono fare è solo guardare alla fase precedente. C'è in più una grande continuità, per quanto sterile, di tradizione di bottega, perché ci sono tutti gli eredi di Lanino, che peraltro, e su questo torneremo, possiedono tutti i disegni di bottega, e c'è dall'altro la grande fortuna, in realtà, ma come scuola lombarda, per come viene declinata, per esempio, a Milano da Federico Borromeo, e un grande mercanteggiare di disegni che ha già una, in realtà una precocissima fase anche nella collezione di Carlo Emanuele I. Quindi da tutte le parti, che, insomma, come prendiamo questo Piemonte, questo è un tema difficile, molto difficile da trattare. Allora mi sono chiesta, per non cadere in argomenti, per non stare sulla storia del collezionismo, che peraltro è stato trattato benissimo da altri, mi sono chiesta quali fonti potessi utilizzare, quali fonti potevano essere parlanti. Abbiamo da un lato le lettere, le tante, anche noi abbiamo liste, elenchi, vistati da personaggi che spesso non sappiamo se siano semplici intermediari o se abbiano un vero ruolo poi alla fine nella scelta delle opere che vengono mandate alla corte. Abbiamo le lettere dei ministri, ambasciatori, agenti, residenti. Sì, certo, quelle parlanti, ma non so fino a che punto poi veramente incidano nelle scelte di una corte. Abbiamo anche lì un altro problema. Sono figure che noi non riusciamo fino in fondo a mettere a fuoco. Svolgono molto bene il loro ruolo, che è il ruolo sostanzialmente di informare tempestivamente la corte e spesso il duca in prima persona degli avvenimenti e delle varianti di gusto, ma abbiamo modalità diverse. Spesso sono personaggi, lo dichiarano, come de gubernatis, che non ne sanno nulla e dicono: beh, ma noi riportiamo, io vi riporto quello che mi dicono altri. E abbiamo, per esempio, a partire dagli anni 70 del 600, questo ripetersi di elenchi di pittori romani divisi in prima fascia, seconda fascia, questo per rispondere più o meno alle richieste di Secondo e poi di Vittorio Amedeo II, che cercavano un nuovo pittore di corte. Altre volte è curioso, perché alcuni personaggi che però noi non riusciamo veramente a mettere a fuoco, il caso di Paolo Negri, si vede che sono coinvolti in prima persona nella scelta. Paolo Negri appoggia moltissimo Giovanni Peruzzini, dice: è un mio amico, fa di tutto perché il duca lo chiami, e a fronte delle perplessità del duca si infervora, dice: no, ma come, non mi credete, ma lui ottiene delle importanti commissioni a Roma. Quindi, come dire, lo vediamo coinvolto in prima persona. Altre volte, ed è il caso che a me non so perché commuove sempre, ma del conte Gazzelli, ambasciatore a Genova,
ci scrive questa lettera molto bella in cui noi lo vediamo giudicare un'opera quasi all'impronta, per cui lui racconta questa sua visita nella bottega di Domenico Piola, descrive un quadro di Domenico Piola e poi dice: ma per la verità a me pare pieno di vaghezza e tenerezza, termini generici ma che danno l'idea di un coinvolgimento in qualche modo personale di questo personaggio, che resta in ogni caso soltanto un nome. E poi abbiamo questa lettera molto bella, questa sequenza in realtà di lettere molto belle che scrive anche qui un personaggio che per noi è un nome, cioè l'avvocato Martinotti, che nel 1707 informa in maniera molto, molto veloce la corte su quello che sta accadendo a Roma. Io non credo che sia farina del suo sacco. Martinotti frequenta l'abate Felice Ramelli, quindi è evidente che lui riporta notizie e opinioni, commenti che ascolta, ma certo quelle lettere che andrebbero riprese sono perlomeno molto divertenti. Certo, spiegano il contesto romano, non so poi come utilizzarle veramente per la questione piemontese. Per esempio, l'avvocato Martinotti descrive non elenca soltanto i pittori, ne descrive il loro carattere, la loro età, e guarda caso spesso il loro carattere poi coincide anche con il loro carattere di stile. Allora sono lettere da riprendere, perché quella data 1707 è effettivamente una data di cambio di generazione nel contesto romano, per cui per esempio per Roma lui toglie immediatamente di mezzo Carlo Maratta, dice vecchio decrepito, stop. Poi passa a Trevisani e dice: uomo fresco, bravo inventore, di buon disegno e colorito, diligente e grazioso di idee, migliore in piccolo. L'elenco continua: il signor Morandi, copioso di invenzioni, buon disegno e colorito, decrepito, perché poi lui deve rispondere alle esigenze del duca, che ha bisogno però di un pittore, intanto che abbia la forza di arrivare fino a Torino e che non arrivi morto, e che poi soprattutto porti a termine il lavoro che gli viene affidato. Ancora, Giovanni Battista Gaulli, detto per soprannome Baciccia, genovese, ha dipinto la chiesa del Gesù di Roma. Uomo fresco, robusto. Fresco e robusto mi sembra che vadano anche bene per definire lo stile di Gaulli. Luigi Garzi, vecchio decrepito, ha fatto molte belle opere nelle chiese, e via così. E questa sarebbe una strada, ma ripeto, mi sembra sia una documentazione da studiare soprattutto dietro, soprattutto sul contesto, in questo caso romano, ma ci sono lettere di Martinotti che invece descrivono la situazione bolognese. E allora mi sono cimentata in un tema che poi è stato un po' un filone che è stato trattato già ampiamente ieri, che è quello dei pittori conoscitori, pittori filologi, cioè i pittori che ronzano in qualche modo intorno alla collezione di corte, alle collezioni nobiliari e al contesto territoriale. E sono ripartita da un tema che avevo trattato diversi anni fa, partendo dalle collezioni di Carlo Emanuele I. Anche qui vedrete, sono casi singoli, lungo ovviamente tutto il Seicento, con una doppia voce, voci interne e voci che arrivano da fuori. Allora, dai documenti che ci consentono di ricostruire l'organizzazione della corte di Carlo Emanuele I, siamo proprio all'inizio, fine 500, inizi 600, nella divisione di competenze riguardanti la gestione degli arredi del palazzo, in una forma, facciamo attenzione, ancora un po' confusa, non sempre codificata, cosa che poi avviene successivamente nei decenni a venire, mi è sembrato, a dire il vero, di cogliere una sfumatura differente nei ruoli assegnati a due pittori,
Uno è Antonio Rocca, che svolge un compito che è quello di cura delle collezioni, tra restauro, manutenzione, un secondo pittore, a cui riusciamo anche a dare una fisionomia più concreta, che è il vercellese Pompeo Secondiano. Non ho un ritratto, allora lo ritraggo con questo disegno, con questo dipinto di Pompeo Secondiano Vercellese. A noi restano due dipinti, questo che è una Madonna del Rosario che si trova nella chiesa di Salussola e poi un'Assunta nella chiesa di Confienza. Ve lo faccio vedere perché prima io vi dicevo il 600 Vercellese è un secolo che vive sul passato. Allora, il nostro Pompeo Secondiano mostra ancora dei retaggi che sono di composizione gaudenziana, mediati attraverso la tradizione di Lanino. Nell'Assunta, di cui non avevo una foto, invece lì sembra già accogliere delle delicatezze e delle gentilezze di Moncalvo. Ma questo è il pittore di cui vi sto parlando. A Pompeo Secondiano, nella patente di nomina a Pompeo Secondiano, si legge che la corte ha bisogno di un uomo non meno atto, pratico ed intelligente nell'una e nell'altra professione, perché a Pompeo Secondiano è chiesto di occuparsi sia dei dipinti sia dei disegni, che è fedele, vigilante e diligente. Faccio un'aggiunta, non so fino a che punto sia un po' banale fare questa notazione. Manca alla Corte di Torino un custode delle sculture. Non so se da questo possiamo ricavare una gerarchia delle arti, forse è troppo dire. Certo è che l'attenzione per la scultura in quegli anni sembra più contenutistica, tanto da essere poi affidata alle cure del bibliotecario. Ora, voi mi direte, ma perché sei stata tanto a pensare su questa patente di nomina? Perché compare un termine intelligente che non comparirà più nelle patenti di nomina dei pittori che succederanno a Pompeo Secondiano. E mi sembra, che forse quella parola intelligente possa essere intesa, possa essere un'allusione ad una intelligenza critica. Ci sono dei dati che ci aiutano a sostenere questa ipotesi. Pompeo Secondiano, anzi in un documento, è detto figlio del Fu Bernardino milanese. E di nuovo torniamo a quel legame forte con Vercelli che, secondo me, sottilmente, nonostante sia un tema molto condiviso con Milano, però sottilmente la corte vede nella scuola vercellese le radici artistiche del proprio ducato. Pompeo Secondiano lavora nei cantieri di corte, lavora nel cantiere della Grande Galleria, e a questo lavoro accompagna la vendita di quadri e di disegni. Il 23 giugno 1611 riceve 6 ducatoni per andare a Vercelli a pigliare disegni da mostrare a Sua Altezza Reale, probabilmente gli stessi che gli vengono pagati insieme ad alcuni quadri nell'ottobre del 1612. Nel dicembre del 1615 consegna in mano di Sua Altezza 2 angioli di mano di Leonardo da Vinci. Ma al di là di quelle che sono un po' laconiche notazioni della contabilità di corte, un dato interessante è il legame diretto con il duca, privo di intermediari. Nelle note di pagamento si legge che i quadri e i disegni sono venduti, e cito, apprezzati tra lui e noi solo a bocca. Rafforza peraltro questa ultima notazione che sembra effettivamente suggerire un ruolo, una competenza che vanno al di là della semplice pratica di mestiere, la familiarità con Giovanni Battista Marino. In una lettera indirizzata nel 1615 a Lorenzo Scotto, uno dei tanti personaggi importanti della corte di Carlo Emanuele I, che poi hanno una vita lunghissima, per cui sono tutti personaggi che noi ci portiamo avanti almeno fino agli anni 60 del 600,
È richiesto in questa lettera indirizzata a Lorenzo Scoto, è richiesto il tramite di Messer Pompeo Pittore per consegnare al Morazzone una copia del Panegirico il Tempio. Io non ho altro, sia chiaro, ma l'impressione è che Pompeo Secondiano giochi un ruolo importante lungo la direttrice Torino-Vercelli-Milano, centrale nelle strategie di collezionismo e di gusto per i Savoia, un asse che è stato molto ben studiato da un versante e dall'altro, da colleghi torinesi e colleghi milanesi. Deve aver avuto un peso, sono certa, e anche importante la provenienza e la formazione, lo vediamo, ci è documentato proprio da questo dipinto, la formazione vercellese del pittore, e il legame diretto che lui ha è attestato da una serie di atti notarili con gli eredi delle botteghe familiari che gestiscono la pittura a Vercelli nel Cinquecento. Nella realtà io non ho nulla in mano che dimostri la sua pratica poi di pittore conoscitore. Per trovare un pittore conoscitore all'opera ho bisogno di chiamare in azione un pittore che arriva da Roma. Antonio nel 1635 viene chiamato da Vittorio Amedeo I, figlio di Carlo Emanuele I, per una ragione che mi sembra molto chiara, perché io credo che lui debba prendere proprio le misure della sua collezione, debba capire sostanzialmente quali sono i punti di forza e quali sono le mancanze. Antonio Della Cornia è pittore, copista, in rapporto con Federico Borromeo, copia per Federico Borromeo delle opere di Raffaello. Nel 1633, cioè solo 2 anni prima dell'arrivo a Torino, stende l'inventario della collezione Ludovisi, è in rapporto con i Barberini, è garante degli acquisti per la corte di Francia, quindi, come dire, sono tutti legami politicamente anche importanti per i Savoia che spingono Ludovico Daglié, che in quel momento è ambasciatore per i Savoia a Roma, a sostenere la chiamata di Antonio Della Cornia. E così lui descrive Antonio Della Cornia, intendente della diversità delle maniere dei pittori per dar giudizio dei quadri migliori, essendo egli unico in questa materia in Roma. La sua ricognizione è a tutti gli effetti un catalogo che, come dicevo prima, serve a misurare la forza della collezione di Vittorio Amedeo I, i punti di forza e le mancanze. Perché dico questo? Perché al fondo di questo catalogo vi sono delle liste. La prima è un indice dei migliori pittori dei quadri descritti nell'inventario, sia antichi che moderni, questo è il titolo, con il numero delle opere, e poi, cosa ancora più importante, la nota delle 3 classi dei pittori antichi posti per ordine, secondo il valore di ciascuno. Le categorie sono eccellentissimi, eccellenti e buoni. Al fondo di questa nota si legge, proprio la citazione è questa, per memoria, Sua Altezza Reale non ha i quadri dei pittori che hanno il segno di croce nel margine e la sigla è Michelangelo Golzio, vale a dire un personaggio di nuovo della corte, un collezionista, un letterato, un poeta, purtroppo non ho citazioni paragonabili a quelle portate da Alessandro Morandotti, i suoi sonetti sono veramente molto laconici, però è importante perché vuol dire che Antonio Della Cornia è accompagnato da Michelangelo Golzio lungo le sale del palazzo ed è chiaramente lui, non vedo in che altro modo spiegarlo, è chiaramente lui, Antonio Della Cornia, i nomi dei pittori locali, vale a dire i pittori piemontesi di generazioni diverse, da Caracca a Molineri, tutti giudicati da Della Cornia ordinari o mediocri, tutti esclusi dalla selezione finale. Quindi in quel famoso indice non compare neanche uno dei pittori attivi in Piemonte, evidentemente incomprensibili agli occhi
della cornea, così come è evidentemente e diversamente incomprensibile della cornea la febbrile galleria di dipinti di Francesco Cairo, di intonazione prettamente milanese, evidentemente fuori tempo massimo per un pittore che arriva dalla Roma degli anni 30, quindi qualcosa che fa sì che Della Cornea definisca queste opere di Cairo mediocri. Quindi è difficile utilizzare queste categorie che sembrano, come dire, così chiare, no? Cioè sono delle parole, sono delle etichette, mediocre, ordinario, ma ogni volta queste etichette prendono delle sfumature diverse che sta in fondo a noi interpretare. Allora, l'ordinario e il mediocre rivolto a Giovanni Antonio Molineri credo sia veramente diverso dal mediocre rivolto a Francesco Cairo. Cioè ne riconosce, io credo, Antonio Della Cornea, che arriva con, e lo vedremo negli occhi, come dire, l'esplosione della cultura veneta della Roma degli anni 30, questa citazione così fortemente ancora ancorata alla tradizione milanese gli deve apparire veramente fuori tempo massimo. Cosa fa Della Cornea? Beh, è abbastanza impressionante quell'inventario, è impressionante vederlo muoversi tra le sale di questo palazzo e con grande sicurezza, per esempio, distinguere la qualità delle copie, la paternità e la qualità delle copie, e poi fare delle, come dire, delle sistemazioni attributive di grande, secondo me, intelligenza, ma che si legano proprio alla sua cultura, all'essere così radicato dentro la cultura romana degli anni 30. Per esempio la cena in Emmaus, questa che qui vedete, che ora è presentata in Galleria Sabauda come copia da Tiziano e che nell'inventario redatto alla morte di Carlo Emanuele I nel 31 era elencata come Tiziano, viene assegnata da Antonio Della Cornea a Scarsellino e ancora più, come dire, mi sembra particolarmente acuta, le storie dell'Iliade, quelle che qui vedete, queste quattro tavole, che erano state vendute per 400 scudi d'oro nel 1607 da Gaspare Mola a Carlo Emanuele I come opera di Tiziano, un'attribuzione garantita dalla presenza di una firma che ancora adesso è visibile, sono invece catalogate da Della Cornea come Andrea Schiavone e compaiono ora in Galleria Sabauda con l'attribuzione, con la proposta attributiva di Alessandro Ballarin a Sustris. Peraltro Antonio Della Cornea su questi, ma come anche su altre cose, si illumina, dice bellissimi e giudica queste quattro tavole tra le cose migliori della collezione di Vittorio Amedeo I. Esattamente lo stesso entusiasmo che accompagna la descrizione delle ben 20 occorrenze di Gaudenzio tra disegni, tavole e anche due, ed è con il dono di un'opera di Gaudenzio che viene gratificato l'impegno Della Cornea. Io lo avverto l'entusiasmo di Della Cornea come la scoperta di qualcosa di nuovo, nonostante la fortuna extra lombarda ed extra piemontese di Gaudenzio, però è un entusiasmo che mi sembra, come dire, veramente la scoperta, tanto vero che i Savoia donano a Della Cornea un'opera di Gaudenzio, secondo me a voler celebrare come immagine da presentare all'esterno quello che ipotizzo che loro intendessero come ragioni, le radici artistiche del Ducato. Andiamo un po' avanti e ritorniamo, come dire, alle voci interne. Ora abbiamo visto come si muove un pittore, conoscitore, filologo, e torniamo invece in Piemonte. È chiarissimo, ecco, non ho detto in partenza una cosa, che proprio perché la corte deve affermare se stessa, la propria antichità, la propria storia, ovviamente si calca molto la mano sulla
celebrazione, sulla retorica celebrativa. La letteratura, il regista di tutto questo è Emanuele Tesauro. E fatichiamo in quella letteratura a cogliere delle equivalenze di lettura delle opere d'arte. Molto più facile invece, molto più chiara invece, è la consapevolezza che i pittori sembrano avere della capacità critica di osservazione e di giudizio. Abbiamo un bel esempio. Allora, nel 1666, abbiamo fatto un salto di 30 anni, il pittore lorenese Dauphin, e qui non ce l'anzi che tenga, di fatto è piemontese, allievo di Vouet, arriva a Torino nel un po' prima del 55, perché nel 55 Dauphin è già priore della Compagnia di San Luca. Nel 66 Dauphin indirizza una lettera al duca Carlo Emanuele II per difendersi dalle critiche che gli erano state rivolte ad un suo dipinto, quello che vedete, una gloria di San Francesco da Paola, che era stata posta sull'altare maggiore della chiesa dei Padri Minimi, commissionato insieme ad altre due tele che arredano il presbiterio dalla duchessa Cristina di Francia, che era stata la grande sostenitrice dell'insediamento dei Padri Minimi e la finanziatrice della costruzione della chiesa e di tutto il suo arredo. È una lettera molto lunga, ve ne ho trascritto soltanto una parte, quella su cui mi sembra che possiamo ragionare. Dice: so che alcune persone hanno voluto far passare il mio quadro di San Francesco da Paola per un'opera dove si nota qualche difetto, benché essa abbia avuto l'approvazione di molti pittori stranieri e di un numero infinito di buoni conoscitori. E poi conclude questa sua lettera con una sestina che, come dire, lì veramente gli scappa la mano, perché si capisce che proprio è arrabbiatissimo e soprattutto sta difendendo il suo ruolo, il suo mestiere di pittore. Dice: razza di Cerberi importuna, voi abbaiate alla luna censurando i miei quadri, me ne rido della vostra censura e rimpiango solo che con la mia pittura io semino pittore ai porci. Quindi, come dire, qui proprio non si controlla più. Ora, non sappiamo quali critiche siano state rivolte a questa tela. Chissà, composizione, certo è curiosa questa iconografia con i due bambini, con quel duca Carlo Emanuele II ancora infante, mentre oramai nel 66 educa e governa, un dislivello qualitativo che si nota tra soprattutto questa tela e la sorprendente invece tela posta ai lati del presbiterio con la celebrazione di Luisa di Savoia, non lo sappiamo. Certo è che questa lettera, che certo è una rivendicazione, è però una chiara affermazione, sia pure generica, a favore della competenza di giudizio, se così possiamo interpretare la distinzione tra un generico e spregiativo persone, quindi chiunque può parlare dei quadri, e i buoni conoscitori, accostati peraltro in quella lettera ai pittori stranieri, segnalando così un giudizio, certo non inquinato da invidie locali, ma neppure da difese corporative. Nello stesso anno di questa lettera di Dauphin, la città elencava, Dauphin compare in un elenco dei pittori più illustri della città, insieme ad altri pittori che sono Luca Dameret, Bartolomeo Caravoglia, i Recchi e i Casella. Guarda caso, molti di loro con una competenza nel fare delle perizie. Tanto è vero che Luca Dameret e Bartolomeo Caravoglia, Luca Dameret è lorenese come Dauphin e vedrete ha un ruolo a Torino riconosciuto piuttosto importante, sono coinvolti nel processo di canonizzazione del Beato Amedeo IX. Processo di canonizzazione che ha una gestione molto lunga, perché inizia sotto Carlo Emanuele I e poi ha una ripresa ora negli anni 60 del 600 e si conclude nell'83 con la beatificazione di Amedeo IX.
tiro fuori questo documento, che è importante, che tra l'altro si collega alla discussione con cui si è chiusa, al confronto con cui si è chiusa questa la serie delle relazioni di questa mattina. Perché nel caso della canonizzazione, come dire, proprio seguendo le regole dell'antiquaria, sono le fonti figurate ad attestare l'antichità del culto, e la loro autenticità è garantita dal riconoscimento della coerenza dei dati di stile certificata dai pittori. Torinese, i pittori sono Dameret e Caravoglia. Mentre per quello che riguarda la ricognizione sul territorio, a partire dalla città di Vercelli, mi sembra interessante che sia coinvolto Cesare Lanino, la cui autorevolezza è evidentemente rafforzata dalla continuità della tradizione di bottega, argomento da lui stesso utilizzato nelle sue perizie. Di questa documentazione, che è una documentazione ricchissima, mancano purtroppo i riscontri visivi. La gran parte, molte delle opere, o almeno quelle che abbiamo potuto verificare, risultano perdute, ma restano interessanti, sia pure nella loro ripetitività, le formule di verifica condotte dai pittori. La ricognizione si apre con l'identificazione iconografica, che normalmente è affidata a un ecclesiastico, a cui segue la perizia dei pittori, mai uno solo, sono sempre due almeno. Il primo aspetto è la datazione, che può confermare l'iscrizione, la data segnata sull'opera, oppure per confronto stilistico con un'altra opera datata vista in precedenza, segue l'indicazione della tecnica e un sintetico giudizio di qualità. Per esempio, per un affresco nella collegiata di Saint-Tien, Cesare Lanino dichiara: pittura fatta a fresco, di mano del fu famoso pittore Giovenone, qual pingeva avanti il tempo del Gaudenzio, e la stimo fatta circa l'anno 1503, tempo appunto che il medesimo ha dipinto l'icona dell'altare maggiore di detta chiesa, nella quale si vede annotato 1503, e la conosco per aver molta pratica del modo di dipingere del medesimo. Quando si trova a periziare un'opera di Bernardino Lanino, entra in gioco il patrimonio dei disegni. Sempre Cesare Lanino, su un'altra opera, pittura fresca del fu Bernardino Lanino, mio antenato cittadino di Vercelli, pittor celeberrimo, la cui mano benissimo conosco, per aver detto della di lui maniera gran pratica, e per aver avuto io molte delle di lui opere, e per aver avuto anche di presente degli suoi disegni, quali tengo preziosi. Prendendo un esempio su Torino, una tavola della chiesa delle monache agostiniane è priva di qualsiasi iscrizione. Caravoglia commenta: il quadro sovradescritto è antichissimo, fatto a olio, stile e maniera che si usava 150 anni fa, quindi un'idea della storia un po' ravvicinata, fatta da pittore antico, ordinario, e conosco sua antichità, tanto dal modo di vestire, quanto dallo stile e dalla scrittura gotica, e per l'antichità non posso dirne il pittore. Quindi, come dire, gli strumenti dell'antiquaria, cioè la verifica dell'attendibilità delle fonti visive e documentarie, in anni in cui tra l'altro arriva a Torino nel 1660 Samuel Guichenon, storiografo che scrive una storia e che porta il rigore storiografico della scuola francese e che utilizza nella sua Histoire généalogique documenti scritti e documenti visivi. Altro caso, questo quadro è fatto a olio. Quanto alla figura, è di mano del fu Giulio Maina, pittore astigiano, qual pingeva al servizio del fu duca Carlo Emanuele I, 50-60 anni circa sono. Gli ornamenti, poi, massime la corona e il manto reale, sono fatti d'altrui mano. Pochi anni sono, e la maniera del predetto Maina la conosco benissimo perché ne ho molta pratica. Qui a parlare è Luca Dameret, che ha un ruolo importante anche come restauratore sulle opere di collezione del duca Carlo Emanuele II, e che evidentemente ha messo mano proprio alle opere di Giulio Maina presenti nella collezione. L'autorità di Dameret come pittore filologo trova una consacrazione extrapiemontese ad opera di Scaramuccia, che, definendolo virtuoso pittore, lo sceglie come guida nella sua visita torinese.
Dameret accompagna il giovane Girupeno, guidato dal genio di Raffaello, nella Galleria Vecchia, a vedere impensati tesori di pittura quasi nascosti, che a pochi viene concesso di poterli godere. Questa è la citazione, e qui mi sembra che ci sia anche una indiretta celebrazione della competenza critica necessaria per accedere a un luogo così segreto e nascosto. Ed è in questo spazio che è messa in scena una discussione tra conoscitori, davanti alla Venere che inchioda questa... Questa Venere è una tavola che gode di, andata perduta, distrutta, che gode di un grande prestigio nelle collezioni per una antica attribuzione a Michelangelo. Quindi questa Venere, che inchioda la loro attenzione, cito, tale la riconobbero, che pensarono a prima vista essere del Buonarroti, ma poscia, considerandola appieno, l'asserirono essere di Fra Sebastiano del Piombo, ma più tenera delle altre cose sue, non eccettuato nemmeno quelle in San Pietro Montorio e in Roma. Questo per dire, come dire, diversi modi in cui la pratica del conoscitore, del rapporto con l'opera, viene declinato. Chiudo. Finora io ho centrato, perché dovevo fare conti con i documenti che avevo a disposizione, ho centrato la mia attenzione sui pittori, sulla loro pratica di mestiere, e ho, come dire, messo da parte il loro rapporto con gli intenditori, con gli eruditi. Ho trovato una sola citazione interessante che fa, come dire, in qualche modo ben sperare su altre possibilità, altri affondi di ricerca. Riguarda proprio Dauphin, il rapporto che Dauphin ha con un gruppo interessante, Lorenzo Scoto, il medico Arpino, lo stesso Emanuele Tesauro, Michelangelo Golzio, tutti fanno parte di questa Accademia degli Incolti, a cui a un certo punto si affianca, mi spiace, è una voce ancora una volta esterna, ma la usiamo lo stesso, si affianca questo padre minimo genovese che si chiama Frugoni. Frugoni tra il 63 e il 66 sta a Torino, stringe amicizia con Dauphin, con Dameret e tutti quanti, qualche anno dopo il suo allontanamento da Torino scrive ritratti critici e inserisce soltanto due pittori, un genovese, Lorenzo Borzone. Tenete conto che Frugoni arriva da Genova e che ha, come dire, tutt'altra tipologia, intanto loro hanno una scuola, ma soprattutto ha tutt'altra tipologia di rapporto, c'è una diversa tipologia di rapporto tra letterati e pittori. Comunque inserisce Luciano Borzone e inserisce però anche Dauphin. Frugoni lo introduce con queste parole: spiritoso pittore, anche poeta. È una caratteristica che accomuna Dauphin e Borzone. Entrambi sono pittori e poeti, e qui si potrebbe aprire tutta una discussione sulla teoria della superiorità della poesia, ma non lo faccio. Frugoni dice: spiritoso pittore, anche poeta, e poi così bene fa sfavillare dalla penna i lumi come divampar dal pennello il fuoco. Continuando nel parallelo sempre tra pittura e poesia, cito: striscia la penna luminosa sopra la carta, guizza il pennello fulgido dentro alla tinta, è temprata la penna e a tempro il pennello, se questa ha le sue mischie, a quella le sue misture, se a questa non mancano le bizzarrie, a quello soverchia nei suoi capricci. Le parole aderiscono perfettamente alla vigorosa, spumeggiante pittura di Dauphin, e soprattutto se ne ritrova un eco nella lettura critica di Luigi Lanzi, che annotava, descrivendo proprio, valutando, giudicando i dipinti di Dauphin, un fuoco pittorico che avvia sempre le mosse e le composizioni. Grazie.